Il perché del successo è probabilmente, diciamo così, ci hanno perdonato la tecnica e la povertà di mezzi in favore, diciamo, forse di una idea originale che è stata quella di ambientare un thriller in un centro estetico per preti. Quindi di giocare fra il thriller e la commedia nera e di, diciamo, con una tinta scura di una Roma bellissima ma misteriosa e piuttosto corrotta. You little motherfucker, how dare you? Fatto con studenti Rufa che mi hanno aiutato, un professionista, diciamo, in fase di ripresa, che era il direttore della fotografia del film, Tommaso Biciocchi, e basta praticamente. La differenza è che ci abbiamo lavorato 4 anni tra preparazione, scrittura, rimontaggi vari fino ad arrivare a un prodotto che adesso ho trovato un distributore, una distribuzione internazionale, si chiama 30 Holding, che si occupa di rappresentare il film in tutto il mondo per tutti i media. Lo studente è Francesco Giorgi, che è uno dei miei ex studenti di cui mi fa molto piacere averci lavorato, e io gli ho chiesto se gli interessava fare un documentario sul film. In realtà il girato era stato fatto anche dal professor Alessandro Carpentieri dell'Accademia della Rufa e da altri studenti che hanno fatto anche tante fotografie, hanno partecipato in tanti modi a questo film. E dopo lui doveva però fare tutte le interviste e assemblare tutto quanto per raccontare. Raccontare cosa? Raccontare che un film si può fare con pochi mezzi. Mi piace precisare che low cost o alto costo non è un discrimine che identifica la qualità di un prodotto audiovisivo. Per cui non è meritorio che sia low cost, così come non è un handicap necessariamente. Detto ciò, poi, dal punto di vista del distributore, è interessante che ogni prodotto, cioè, incontri il suo pubblico. Purché anche un prodotto fatto in maniera low cost segue quegli stilemi del marketing, della distribuzione, che lo rendono visibile, che lo rendono noto, che lo rendono appetibile al proprio pubblico. Ogni prodotto che ha una qualità intrinseca, comunque, in ogni caso, al suo pubblico, deve incontrarlo. Questo è il compito della distribuzione. Compito della produzione è fare un prodotto che abbia questa qualità intrinseca. È un prodotto dalla tematica scomoda. Io inizialmente ho detto, qui andiamo a toccare delle corde, cioè la sacralità di Roma, della religione, dei preti, eccetera. Però poi, pensandoci con un occhio più di marketing e meno editoriale, ho detto sì, però un momento, cioè forse questa è la reason why di questo prodotto. Il cinema può essere un'arte, può essere industria, può essere un onesto lavoro d'artigiano, può essere tutte queste cose assieme o nessuna di esse. La cosa importante per chi lavora comunque nel settore è mantenere quell'occhio dello spettatore, cioè bisogna pensare, ma chi lo vedrà? Qual è quel gancio, qual è quel rampino, no, che permette di agganciare il visore di questa mia opera? Perché nella misura in cui l'arte può essere magari non espressiva o troppo criptica, è comunque arte. Nell'industria no, è molto più spietata la valutazione. Se non è fruibile, se non comunica, se non si esprime, non è niente, non è un prodotto. E se non è un prodotto non ha valore, se non ha valore non si può produrre. Quindi il primo film rischia di essere anche l'ultimo, quindi uno deve fare 2 film nella sua vita, il primo e l'ultimo.